Ieri sera al Liceo Feltrinelli la presentazione dell'ultimo libro di Mario Capanna. Capanna, classe 45, torna in libreria con noi tutti, un bilancio a mezzo secolo di distanza in cui tante cose sono cambiate. Occorre tornare all'impegno di noi tutti dal titolo del libro perché la democrazia, dice, torni a camminare sulle gambe delle persone e quindi a costruire la possibilità di trasformare il mondo secondo libertà e giustizia. A fare gli onori di casa il costituzionalista Nicola Grasso, che ha introdotto un'opera che traccia un bilancio in chiaroscuro, ma getta un ponte verso il futuro che, al di là delle contingenze nazionali, ha affermato il professor Grasso, non è molto roseo, ma in cui non viene meno la fiducia nella possibilità di creare una società più giusta. Mario Capanna, per chi ha fatto il 68, come guarda questo momento politico molto confuso, molto complesso? Deludente e pericoloso. Basti considerare che la nostra è una Costituzione antifascista. Vengono date le piazze ai fascisti e vengono picchiati gli antifascisti. E non funziona. Ecco perché occorre tornare a quell'impegno del noi tutti, di cui il titolo del libro, perché la democrazia torna a camminare sulle gambe delle persone e quindi a costruire nuovi rapporti e nuove regole e nuova possibilità di trasformare il mondo secondo eguaglianza e giustizia. Mi pare che proprio questa confusione, anche una legge elettorale complicata, faccia un po' convergere le persone per un voto quasi di pancia. Un voto di pancia e soprattutto una legge elettorale che è chiaramente incostituzionale, fatta da un Parlamento eletto a sua volta sulla base di un'altra legge incostituzionale, ma ci rendiamo conto. E dopo si lagnano che un sacco di persone, come dire, perdono fiducia nella politica. Ecco perché, come dire, la lezione del 68 viene di grande attualità. Smettere di delegare e riprendere in mano le idee e farle camminare sulle gambe di milioni di giovani, di donne e di uomini. Allora, come accadde, si strappano conquiste fondamentali di cui ancora oggi, non a caso, godiamo i frutti. Ultima cosa le lascio. Sono tantissimi movimenti neofascisti che sorgono a destra e a manca. Io mi chiedo, ma come mai viene consentita questa cosa qui? Sono fuori legge oppure no? Il fatto è che la Costituzione e le leggi nostre parlano chiaro e pertanto non devono avere spazio. Siccome le istituzioni sono opportuniste e questo spazio glielo lasciano, ci pensano i cittadini ad applicare la Costituzione. E le leggi menano i cittadini che vogliono impedire la cosa. Io spero che tutto questo abbia a finire, perché altrimenti si tratta di rovesciare ciò che è rovesciato, rimettere dritto sui piedi, ma io credo che pian piano la coscienza delle persone si stia risvegliando.